Questo è il trucco che mi vedrete per i prossimi 20 anni. Hey guys, finalmente oggi la haul di make-up americano che vi ho promesso la settimana scorsa. Il sito si chiama Beauty Bay, ve lo lascio linkato qui sotto così è più facile. Ci sono altri siti che vendono make-up americano, tra cui Cosmetic Obsession e Beauty Chamber. Non li ho ancora provati, quindi non vi so dire come sono, li proverò sicuramente. L'unico difettuccio che ho trovato è che su Beauty Bay hanno anche Makeup Geek, di cui io sono follemente innamorata, quindi mi è più comodo fare tutto su Beauty Bay. Ha senso? Lo store di Beauty Bay si trova in Gran Bretagna, quindi non ci sono spese di spedizione, a meno che... Allora, la spedizione gratuita da Beauty Bay parte dai 18 euro, però io mi sono informata parecchio prima di fare degli ordini, ho notato che chiunque facesse degli ordini bassi, quindi con la spedizione gratuita, nazionale, quella basica dai 18 euro, eccetera, ha avuto tantissimi problemi. Pacchetti persi, nessun tipo di rimborso, eccetera. Quindi io ho sempre fatto ordini grossi, quindi dal secondo metodo di spedizione, sempre gratuita, non ho mai pagato la spedizione, quindi preferisco fare un ordine più grande e unico piuttosto che farne tanti piccoli perché so che la spedizione così non mi dà nessun tipo di problema. Credo che sia un'ottima giustificazione tutta la roba che compro su quel sito. Cercate sempre di arrivare alla seconda o alla terza spedizione gratuita, la seconda mi sembra parta dai 60-70 euro in su. Il pacchetto è sempre arrivato in frettissima, addirittura in anticipo, quindi mi sono sempre trovata da Dio. Quello che amo di questo sito è che ha tutti i brand americani che io adoro, tra cui Morphe, Makeup Geek, Jeffree Star, Milani, LA Girl, Anastasia Beverly Hills, Lily Lashes, Velour Lashes, tutti questi brand americani che noi in Italia ancora non abbiamo, per cui spendo la mia vita su quel sito, ok? Torniamo a noi, quindi haul di Beauty Bay, vi faccio vedere che cosa ho acquistato su questo sito questa volta. In realtà io ho fatto tantissimi ordini di Beauty Bay, vi faccio vedere prima un po' di cose che ho acquistato sempre sul sito, che mi piacciono, che ho già usato, ho testato, eccetera, magari le avete già viste, e poi vi faccio vedere quello che ho preso di nuovo, sempre dal sito. Comunque, disclaimer, acquisto tantissime cose di Morphe. C'è chi è pro, c'è chi è contro, io sono il tipo di persona a cui non interessano scandali, rumors, non mi interessa. Cioè, a meno che non mi stai vendendo una cosa che contiene del veleno, è cancerogena, eccetera, non me ne può fregare di meno. Io acquisto tantissime cose di Morphe, tantissime, per il semplice fatto che secondo me la qualità è top, per il semplice fatto che i prezzi sono bassi, veramente bassi. C'è adesso lo scandalo di Morphe. Ad alcune persone sono capitati dei pennelli che perdevano qualche peletto. La mia opinione personale è che non c'è nessuno scandalo dietro. Ogni singola compagnia che produca pennelli ha questo tipo di problemi. Ci sarà sempre il pennello difettoso, ci sarà sempre la palette difettosa, ci sarà sempre il rossetto difettoso. Sono compagnie che producono migliaia di quantità di prodotti. Ci sarà sempre quell'1% che avrà qualche difetto. Ci sarà sempre. Il mio parere onesto e sincero è che questi pennellini qui di Morphe siano una bomba. I prezzi sono ridicoli. Questo è un pennellino da sfumatura, basico. Una cosa come 5, 6, 8 dollari, che sono 6, 7 euro. 6,80 euro. Cioè, 6,80 euro. Questa è la 35T di Morphe. Prima o poi riuscirò a mettere le mani anche sulla 35O. Queste palette costano 28 euro circa e sono 35 shade. Swatches, così a caso, eh? Uno, due, non vedo dove sto andando. Altra cosa che ho acquistato su Beauty Bay è la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills. L'avete già vista nei miei preferiti di qualche mese fa. Meravigliosa. Questa costa un tantino di più, questa costa circa 50 euro. Ovviamente la pigmentazione tra Morphe e Anastasia è un tantino diversa. Ok, passiamo direttamente alla haul, quindi che cosa c'è di nuovo? Nuovo, nuovo, nuovo. Su Beauty Bay ho acquistato questa palette qui, la Z Palette, quindi non guardate quello che c'è dentro. Questi sono gli ombretti che avevo lasciato in giro, che vi avevo fatto vedere della 35 Warm, sempre di Morphe. Finalmente li ho messi tutti insieme. Devo sistemarli ancora, metterli in ordine di colore perché sono una pazza sclerata. Comunque ho preso questa palette che è la Z Palette, che è una palette magnetica. La domanda più importante nel mondo del make-up: ombretti singoli o palette già fatta?
Io vi devo dire la verità, sono molto per gli ombretti singoli perché penso che tendenzialmente quando compriamo una palette è per una shade sola, perché quella shade è bellissima e ci colpisce e la vogliamo per forza e quindi compriamo un'intera palette di colori che non utilizzeremo mai. Invece gli ombretti singoli vi danno la possibilità di creare una palette personalizzata. E la mia è questa qui, che è quella un po' più vecchietta, che è ancora da riempire l'ultima riga. Comunque io questa qui la utilizzo tutti i giorni della mia vita. Voglio aggiungere ancora qualche colore perché, come vedete, sono tantissimi, ci sono tantissimi neutri, tantissimi toni warm. Comunque adoro la mia Z Palette, quella con cui posso viaggiare più tranquillamente. La 35. Holy shit. Davvero? Secondo me sono molto più convenienti. Potete acquistare i singoli ombretti, potete testare vari brand per vedere quali sono i vostri preferiti. Voglio provare quelli di NYX perché ancora non li ho provati, così vi farò sapere che cosa ne penso. Per ora qui c'è dentro un po' di MAC, Makeup Geek e quelli di Morphe che ho staccato dalla X35 Warm. Parlando di Makeup Geek, ho acquistato la shade americano. Questi costano circa 7 euro l'uno e la qualità è veramente molto paragonabile a quelli di MAC. Comunque, sia dal caso che io abbia appena acquistato la shade americano, che è questo bellissimo marrone scuro, e che mi sono resa conto essere esattamente identico a quello che si è appena sfracellato sulla mia scrivania. Quindi sono stata molto fortunata perché tra tutti quelli che potevano rompersi, almeno sono stata fortunata. Finalmente ho acquistato la Deep Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills nella shade Soft Brown. Ossessionata. Ossessionata, la adoro. L'ho utilizzata anche nel mio video sulle sopracciglia che vedrete molto presto sul mio canale, finalmente. Io ho testato questa qui e ho testato anche il Cabrow di Benefit e tra i due non c'è nessun paragone, vince sicuramente Anastasia Beverly Hills. Sephora, ti prego, è ora di portare Anastasia Beverly Hills in Italia, ti prego. Oltre a questo, ho acquistato anche il Clear Brow Gel di Anastasia Beverly Hills. Questo affare è super colla. L'ho utilizzato negli ultimi giorni, semplicemente è un mascara invisibile che utilizzate per settare le sopracciglia. Negli ultimi 3 giorni le mie sopracciglia non si sono mosse. Ho acquistato questo pennellino di Morphe per il contouring. Poi questo è l'R10. E se volete, prima o poi vi faccio anche un video dei miei pennelli preferiti di Morphe. E poi, ultime due cose che ho acquistato, ciglia finte, Lily Lashes e Velour Lashes. Le velour sono vuote perché sono quelle che indosso oggi. Sono le Wispy Sweet Nothing. Completamente e follemente innamorata, persa! Queste sono le mie nuove ciglia preferite. Queste sono le Lily Lashes nello stile Mykonos, famosissime e che costano anche una cifra. Non vi sto a dire quanto costano perché mi insultereste e avreste anche ragione. Comunque, queste sono bellissime, sono super morbide. Devo dirvi la verità, queste sono drama lama. Ultima cosa, ho acquistato la RCMA No Color Powder, che è una cipria completamente trasparente che viene utilizzata per il baking, per ora mi ci sto trovando benissimo. Ok ragazze, questo completa la nostra haul, spero vi sia piaciuta. Prima di andare non dimenticatevi di iscrivervi. Thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!